Lei è della zona? Zona Modugno. Zona Modugno. Chi abitava al terzo piano? Non lo so. Non lo sa, pare che siano stati loro a buttare quella roba là. Ah? Li conosce? No, il di qua no. Un tipo basso? No. Un po' alto? No, non conosco qui, io sono dall'altra parte. Dall'altra parte, tenga d'occhio la situazione. Dall'altra parte come state? State bene? Ho lo stesso diciamo, schifo? Va bene, diciamolo. Mi faccia capire, la signora ha sloggiato da qui e se n'è andata e ha lasciato quella merda là. Quarto piano, quindi non c'è nessuno. Non c'è nessuno quindi al quarto piano. E non le ha lasciato un recapito, una cosa, no. Dopo una serie di investigazioni di un certo tipo, degne della migliore intelligence del mondo, siamo riusciti finalmente a svelarvi l'arcano del, eccolo qua, negozio a cielo aperto in via Canne della Battaglia in zona Cecilia a Modugno. Grazie alle nostre fonti superlative siamo riusciti a capire chi ha lasciato questi divani, queste sedie, queste altre poltrone. La transenna no, la transenna non è la loro, vero? No, la transenna, uno in casa non ha una transenna. Signori, alzate lo sguardo al quarto piano di questo immobile. I signori pare sono andati via e non sapevano che farsene di tutta questa roba, l'hanno lasciata buttata in questo spazio usato come parcheggio. E allora, signore, sicuro che non c'è nessuno? Quel giorno li ha visti, li hanno buttati. Quel giorno li ha visti la signora. È disposta a testimoniarlo? Ma lei ha tentato di fermarli? Non ha tentato. Perché? Perché non ci ha provato? Ma non sa dove sono. Un indizio. Ci aiuti a cercarli. Dove possiamo andare a trovarli? I signori del quarto piano hanno buttato tutto il mobilio là prima di traslocare. Non è al quarto piano che hanno traslocato. No. Al quarto piano, non è vero? E ora metti in crisi tutta la nostra investigazione. È vero o non è vero? Non è al quarto. La signora ci ha detto che al quarto piano se ne sono andati, hanno buttato la roba là. Li ha visti lei? Che piano è? Che piano? Terzo piano. Terzo piano, attenzione, niente, è soltanto un'imprecisione, ma è al terzo piano. Sa dove sono andati quelli del terzo piano? No, non lo so, la verità è che non li conosceva. Non li conosceva proprio? Chi sono questi zozzoni? Abbiate il coraggio di venire almeno a togliere quella roba là, fatelo nottetempo così nessuno vi becca, ma almeno venite a toglierli, perché non è giusto che abbiate svuotato casa lì. Nel parcheggio, di fronte a tutti, senza curarvene di niente. Ve ne siete fottuti altamente. Della stessa maniera, abbiate un po' di cura e venite a togliere, perché altrimenti noi diamo seguito alle nostre investigazioni e vi veniamo a trovare. Anzi, ve li portiamo a casa come abbiamo fatto col materasso.